quanto ha inciso l'aspetto estetico per la riuscita del lavoro? Beh, parecchio. Non sarei stata mai la buona di turno. Per essere chiamata tale bisogna essere buone, se no ti chiamano in un altro modo. Mi sta ancora meglio dal momento in cui posso dare altro. Mi piace essere buona, ma anche buona, ecco. Severa ma giusta. Se io mi piaccio? A volte sì, a volte un po' meno, a volte tanto, a volte poco. Quando mi guardo allo specchio, sicuramente vedo il mio corpo non fresco come quando avevo 20 anni, mancano 2 per i 40. Riconosco il passare degli anni sul mio corpo e non mi piace. C'è un prima e un dopo gravidanza. Dopo la gravidanza il corpo soffre degli acciacchi e l'ascolto di più perché a volte chiede venia. C'è una cosina che mi dà fastidio, che quando mi piego la pancia si corruga per le 2 gravidanze. E ci ho pensato anche di riuscire a migliorarlo, no? Tramite la chirurgia. Ma ho deciso di non farlo perché mi riconosco proprio anche in quel... perché ci sono stati i miei figli dentro. Quando ho messo piede in questo paese, che mi fanno sempre delle domande di chirurgia estetica, come se io vivesse dentro una sala operatoria e ogni giorno mi facessi qualcosa di nuovo. Ti sei rifatta le tette, ma saranno fatti miei. Anche perché io non mi guardo allo specchio e dico, Dio, sono diventato un mostro, io mi vedo molto bella. Quindi è la mia faccia, non penso di essere stata maleducata nei miei confronti, ho quasi 40 anni, quindi è normale che magari fai qualcosa in più. Essere di piacevole, di gradevole aspetto per una donna è dura. Chi non è di gradevole aspetto mi dirà, grazie, è dura, tu parli, no? Come per dire. Invece è bello averlo provato perché è un dono che mi è stato lasciato così fuori la porta. Però poi devi sempre convincere la gente che oltre alla bellezza c'è dell'altro. E per me andare avanti e combattere contro magari il pregiudizio di chi mi poteva dire sì vabbè, che sa fare, è bella, sì, basta. È stata una lotta sicuramente più complessa. Ho voluto dimostrare di essere di più, soprattutto a me stessa, perché non volevo essere etichettata come la bella pasta. La bellezza esterna mi sta iniziando ad annoiare moltissimo. Tante volte ho fatto questo gioco con me stessa. Mi sono guardata allo specchio e quando magari ero giù o quando non mi vedevo in forma, ho smesso di guardare il mio viso e mi sono concentrata soltanto sulle mie pupille. È lì dentro che risiede la vera bellezza e non voglio che sembri banale il discorso. Se uno ci riflette, quando io parlo con te, non ti sto a guardare la bocca, se hai l'occhiaia, se no, io guardo i tuoi occhi, tendo ad immergermi nella tua persona. La bellezza è qua. No, qua, qua, è qua. È qua. Ci sono delle parti di te che sei gelosa a condividere? Tanti. Ma non li condivido perché, siccome tante volte mi sono dovuta difendere da diversi attacchi, perché il gossip comprende soprattutto quello, un attacco personale, tu magari fai tanto per emergere come una co-conduttrice, come qualsiasi cosa tu stia facendo,
Se dovesse arrivare la notizia che ti sei baciata con sé, rovina, va a scurare tutto il lavoro che tu stai facendo. Quindi sono diventata molto dura e sono diventata un po' gelosa ormai della mia dolcezza, perché non vorrei essere sgamata e perché potrebbe essere un mio punto debole.